Allora, questo è un video molto diverso che non ho mai fatto e volevo fare insieme a voi praticamente il panino del McDonald's in quarantena. Dato che preferisco farlo a casa che andare a prendere il panino da asporto, vi faccio vedere il panino. Anzi, sono due panini diversi del McDonald's, di come si fa, diciamo, a casa. Allora, uno è il McChicken, cioè quello col pollo, e l'altro invece è l'hamburger. Vabbè, quello l'hamburger è facilissimo. Praticamente vi dico gli ingredienti, no? Così almeno quando vedete. Dopo vi faccio vedere praticamente più o meno i passaggi, ma vi dico adesso gli ingredienti così sapete già come dovete fare. Allora, per fare il pollo, allora, no, gli ingredienti sono per 4 panini. Praticamente servono il petto di pollo 300 grammi, bacon 4 fette, pomodori, quelli grossi, poi un formaggio, quello che preferite voi. Io ho messo tipo le. Allora, no, sul pollo non ho messo niente, però tanto ve lo farò vedere adesso. E poi, vabbè, gli hamburger, cioè i 4 panini e i 4 hamburger, ovviamente. Per fare il pollo dovete fare la pastella. Nella pastella serve farina 200 grammi di farina, per cui mettete dentro la farina 200 grammi, poi mettete dentro l'acqua dentro la farina 330 ml, la birra chiara 50 ml. Io vi dico gli ingredienti, ma voi metteteli dentro perché ovviamente si fa così. La scorza di limone e il sale fino. Questa praticamente è la pastella, dovete mischiare tutto, ovviamente nel video non ve l'ho fatto vedere perché così almeno faccio più veloce e volevo farlo anche un po' diverso dalle ricette. Dopo aver fatto questo, ovviamente dovete impanarlo, per cui prendete il pan grattato quanto basta e lo mettete, cioè prima lo mettete nella pastella e poi lo mettete nel pan grattato e lo impanate. Ovviamente poi lo mettete nella pentola con un po' d'olio e lo fate, c'è un po' d'olio, dovete friggerlo e me lo mettete dentro per friggerlo. Così quando è pronto lo mettete ad asciugare in una ciotolina. Che vabbè. Invece per la maionese serve untuarlo, l'aceto di vino bianco, il sale e l'olio di girasole. Allora, prima di tutto mettete il tuorlo e l'aceto di vino bianco e lo mischiate. A filo mettete l'olio di girasole fino a quando la maionese non sarà bella, diciamo, densa. Ovviamente mettete anche il sale, quanto basta. Dovete assaggiare e vedete se manca di sale oppure no. Questo era il panino, ovviamente il McChicken, che dovete mettere il pollo. Per gli hamburger, quello normale, dovete solo far mettere sul panino la maionese, l'hamburger, io ci metto la sottiletta sopra, la faccio sciogliere in padella, che viene ancora più buona. Poi ci metti il pomodoro e l'insalata e ancora un po' di salsa. Io il bacon non l'ho messo, lo messo solo praticamente nel pollo, però se volete potete metterlo. Praticamente questi sono i passaggi in breve. Adesso vi faccio vedere come si prepara e come, diciamo, come si fa il panino. Niente, vi lascio al video e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un commentino qua sotto, un bel mi piace e seguitemi su Instagram, che vi aspetto anche lì. Non so perché mi gratta il naso. Comunque, ci vediamo al prossimo video.
Per fare il petto di pollo croccante che ho fatto così, adesso li mettiamo a friggere e lascio gli ingredienti. Anche il bacon. Questi sono pollo. Allora, per fare il pollo, praticamente dovete fare la pastella. Per la pastella servono farina, acqua, birra chiara, la scorza di limone, il sale fino. Ovviamente mettete insieme dentro tutti questi ingredienti e li mischiate. E la pastella praticamente è fatta. Poi mettete il petto di pollo nella pastella e poi nel pan grattato. Pan grattato a occhio. Il risultato è quello. Per cui dovete fare solo quello, quelle cose lì e basta. Così è già fatto. Se no prendete l'hamburger con le sottilette, ci mettete hamburger sottiletta. Io la maggior parte faccio anche questo. Che è più buono. Hamburger normale, vero? Maionese, insalata, pomodorini già tagliati, pancetta, cioè bacon, pollo e che praticamente, vabbè, chicken, pollo chicken, e gli hamburger con le sottilette. E poi facciamo il panino, intanto che si stanno facendo. Cosa vuoi? Chiedi? Cosa vuoi? Quella buca? Ne hai fatti uno, due, tre, quattro. C'è uno in più, sai? Cosa? Questi sono uno. Il pomodoro è così. Candy, cosa aspetti? Cos'è che stai aspettando? Allora, panini, li tagliamo a metà, poi li mettiamo nel forno così almeno diventano belli croccanti. Prepariamo l'hamburger, pomodorini, insalata e maionese. La maionese io l'ho fatta così. Vi lascio gli ingredienti qui e sotto, così sapete come deve venire. Aperta. E ci metto il coperchio. Così, maionese, se no prendete voi la maionese, quella che avete a casa, io l'ho fatta in casa. Maionese, un po' qua. Poi pollo con un po' di pomodoro. Un po' di insalata, che
che cade e basta. E il bacon. E uno per l'altro. Sì, al proprio sottile. Praticamente il panino viene così. Non è male. Facciamo lo stesso procedimento. Per sciogliere in palestra. Io... L'unico problema è che questi qua perché è la sottiletta? Ah, no, perché li bianca. Però non si sente la birra. Pomodoro. Che si deve sentire. Hai visto io a McDonald's? La di pomodoro. 2 ore di coda per